niente, grazie. Vogliamo chiedere cosa intende la cultura dell'innovazione, soprattutto relazionata a un evento che Beh, un po' un domandone, devo dirti la verità. È difficile essere molto sintetici. Cultura dell'innovazione. Lo sapete che se lei diceva. Cultura dell'innovazione vuol dire levare di mezzo il vecchio per aprirsi al nuovo, o meglio, tenere quello che di vecchio c'è di buono, come dire, ripulirlo di tutto il resto e andare avanti, che è un'operazione che in Italia lo sappiamo bene, adesso lasciamo perdere il web, è comunque molto difficoltosa, perché come dire, i nostri secoli di storia, le nostre abitudini, i nostri vizi, direi soprattutto. Tendiamo a portarceli dietro. Guarda, la giornata di oggi credo che possa essere uno dei tanti possibili spunti per riflettere su quello che ci sta capitando. Quello che ci sta capitando è che siamo in un paese, come al solito, di alti e bassi, di sinistra e destra, di strappi in alto e di strappi in basso. Noi cominciamo a fare mediamente nel 1995, era il primo programma al mondo sulle tecnologie digitali e, come dire, eravamo al passo con i tempi. Fortunata idea di Renato Parascandalo, però abbiamo visto come in tutti questi anni c'è chi corre molto avanti, c'erano ai tempi, mi ricordo, delle insegnanti che a scuola facevano dei progetti meravigliosi, multimediali, usando il computer, e poi c'era il 99, 5, 6, 7% invece della scuola che faceva fatica a capire che cosa era. Abbiamo dei ragazzi, dei giovani imprenditori che si sono inventati delle cose straordinarie, non necessariamente giovani, insomma, Chiariglione che si è inventato l'MP3 e l'MP4 a Torino, non è tanto un ragazzo, ma come dire ha avuto una grande visione, e poi magari queste persone hanno difficoltà a trovare un finanziamento, hanno difficoltà a entrare nel flusso, hanno difficoltà a essere, come dire, considerati degli adulti, perché c'è questo vecchio divario, no? Di età. Ci sono tanti divari nel nostro mondo, uno è il divario digitale, se vuoi, ma c'è anche un divario di età, per cui, come dire, quando una persona è giovane, anche se ha delle idee straordinarie, è considerato troppo giovane. Quindi l'innovazione è abbattere tutte queste cose, l'innovazione è creare un meccanismo nel quale i ragazzi sono considerati al pari degli adulti, in cui il digital divide viene in qualche maniera colmato attraverso dei meccanismi di wifi o attraverso altri sistemi di trasmissione, in cui il governo riconosce l'importanza da un punto di vista economico e da un punto di vista produttivo, oltre che anche occupazionale e sociale, diciamo, dell'idea del web, come dire, per tutti, e quindi, come dire, è un lungo passo, un lungo percorso, perché in Italia certe cose vanno un po' per le lente. Poi nel frattempo, come si diceva una volta, cioè gli strumenti ai ragazzini bisogna darglieli in mano, poi fanno loro. Cioè noi dobbiamo riuscire a fare in maniera tale che tutti quelli che possono, che hanno un interesse, possano entrare sulla piattaforma e fare delle cose. Poi fanno loro, cioè non è che poi gli devi dire cosa devono fare, io devo pensare ai miei figli. Cioè ormai usano questi aggeggi in maniera assolutamente intuitiva, gli dai una cosa in mano, non si pongono, cioè cominciano quasi magicamente a colpire i tasti. Quindi evidentemente è solo il fatto che loro si sentano in un contesto in cui tutto questo è possibile, e poi tutto è possibile anche in Italia. Cioè, non voglio andare quindi proprio a due velocità. Pensiamo al giornalismo, quindi news, informazioni, che poi diventa anche disinformazione e eccesso di informazioni. Dal giornalismo di elite al giornalismo di massa, il futuro prossimo, una sorta di convivenza o una selezione che comunque poi inevitabilmente avverrà anche nel giornalismo di massa partecipativo? Beh, guarda, io devo dire che nell'ambito del giornalismo, negli ultimi 5 anni, intanto per dare una data, secondo me molte cose in realtà sono cambiate, a parte il fatto che i giornali si possono leggere tranquillamente sul web, con quel minimo di partecipazione che danno i forum e tutto il resto, a parte il fatto che si può scaricarlo sull'iPad, quindi usarlo in mobilità, eccetera. Ma proprio credo anche il giornalismo è cambiato, cioè io credo che ci sia aperto un po' di più alla multimedialità, alla possibilità di, come dire, di affiancare alla notizia scritta delle fotografie, affiancarli anche dei filmati, degli approfondimenti, eccetera. Sta cambiando. Il giornalismo come lo intendi tu, cioè quello veramente partecipativo, cioè che tutti fanno giornalismo,
in qualche maniera già esiste, non si chiama giornalismo, si chiama partecipazione, si chiama diffusione di notizie, si chiamano forum, si chiamano blog, si chiamano social network, però in realtà già esiste. Il meccanismo di trapasso al fatto che poi anche a livello di massa tutto questo sia diffuso e accettato, secondo me non è un meccanismo che avviene di colpo, è un meccanismo che avviene piano piano, che secondo me appunto è già cominciato ad avvenire. Quindi a un certo punto magari se rifacciamo questa domanda fra 3 anni sarà inutile, nel senso che ormai sarà diventato una cosa normale. Quindi i meccanismi, devo dire che il social network ha cambiato molte cose, non tanto perché ha creato qualcosa che non esisteva, ma perché l'ha reso molto comune e molto popolare. Cioè la signora che digita su Facebook parlando con l'amica, scambiandosi le ricette, andando qui e là, e dico la signora per intendere una persona che probabilmente non è nativa digitale, in realtà non sa neanche che sta facendo quella cosa, in che contesto lo sta facendo e basta. Credo che questo è il vero cambio, quando le cose si fanno e basta senza riflettere cosa rappresentino, e credo che siamo nel mentre.